Come vi avevo promesso nel video precedente, dove avevo fatto un riassunto sulle notizie a mio parere più importanti del 2017 nel mondo, in questo video tratterò in particolare i fatti e le circostanze che secondo me hanno caratterizzato quest'anno che sta per volgere al termine, ma questa volta con riferimento al nostro paese. Per cui ecco a voi i fatti più importanti del 2017 in Italia. Dopo la sigla. Come nel precedente video, partiamo con la tragedia di Rigopiano, che a mio parere di diritto può far parte di entrambi i video in quanto ebbe una risonanza assolutamente internazionale. Il 18 gennaio del 2017 a Rigopiano, in Abruzzo, una slavina si stacca da una cresta e investe il resort Rigopiano Gran Sasso, causando 29 vittime. È la tragedia più grave causata da una valanga avvenuta in Italia dal 1916 e dal 1999 in Europa. La tragedia commosse il mondo intero. E arriviamo alla gara canora nazional popolare. Francesco Gabbani è infatti il vincitore della 67esima edizione del Festival di Sanremo con la sua canzone Occidentali Scarma. Il cantautore toscano, che l'anno prima aveva vinto il festival nella sezione Nuove Proposte con il brano Amen, si è imposto su Fiorella Mannoia, che ha conquistato il secondo posto, e su Ermal Meta, che si è classificato terzo. E in febbraio sale alla ribalta il caso di DJ Fabo. Dopo aver chiesto a lungo di poter esaudire il proprio ultimo desiderio in Italia, Fabiano Antoniani, noto anche con il nome di DJ Fabo, ha trovato volontariamente la morte a 39 anni in Svizzera, dove grazie all'associazione Luca Coscioni ha potuto avviare il percorso del suicidio assistito. L'esistenza di DJ Fabo era cambiata all'improvviso il 13 giugno del 2014 in seguito a un incidente stradale provocato da una disattenzione. Tornando al locale nel milanese nel quale aveva tenuto un DJ set, il giovane aveva urtato violentemente contro un'altra auto mentre stava raccogliendo il cellulare che gli era caduto dalle mani, finendo così sbalzato fuori dal proprio abitacolo. In seguito alle ferite riportate, Fabiano era diventato cieco e tetraplegico. Il dibattito intorno all'eutanasia continua comunque a imperversare nel nostro paese, nonostante gli appelli che regolarmente vengono lanciati da chi si trova in una condizione fisica alla quale viene preferita la cessazione della vita. E in questo 2017 è finita un'era. Dopo 31 anni, con la cessione del club alla nuova proprietà cinese, si chiude l'era di Silvio Berlusconi al Milan. Tre decadi costellate di grandi successi che hanno regalato ai tifosi milanisti 29 trofei. Il club rossonero è passato da Fininvest al gruppo cinese Rossoneri Sport Investment Lux. Il cinese Yong Song Lee è formalmente diventato il nuovo proprietario. E siamo a maggio, ed è in questo mese che comincia ad arrivare in modo significativo nel nostro paese il fenomeno della Blue Whale Challenge. Blue Whale, tradotto letteralmente, significa balena blu o balena azzurra. Ma perché è stato scelto questo nome? L'ipotesi più semplice ed immediata è quella che si rifà al comportamento tipico delle balenottere azzurre che, ad un certo punto della loro vita, senza apparente motivo, si spiaggiano e muoiono. Generalmente a scegliere questo tipo di morte sono gli esemplari di cetacei che si sono persi, che non riescono quindi a tornare nel gruppo, esattamente come quegli adolescenti che, sebbene abbiano tutta la vita davanti, si sentono lontani, diversi e isolati e quindi non sanno come uscirne. Da qui l'evolversi del gioco, che consisterebbe in una serie di prove sempre più lesive per il soggetto che vi partecipa, fino addirittura all'ultima prova che ne causerebbe la morte. In realtà, di fondato su questa notizia non c'è poi così tanto. Molti hanno infatti ipotizzato che fosse una semplice messa in scena, se non addirittura una falsa notizia. Fatto sta che a livello mediatico rientra sicuramente tra le notizie che hanno caratterizzato questo 2017 in Italia. E alla fine anche Francesco Totti dice addio al calcio giocato. Lo fa in quello stadio che l'ha visto protagonista di tante sfide ed in quella città che l'ha visto nascere, crescere e diventare uno dei giocatori più amati e conosciuti a livello mondiale. Alle 19.15 del 28 maggio, 65.000 spettatori dell'Olimpico si sono stretti intorno all'ottavo re di Roma. Il capitano, visibilmente commosso insieme alla sua famiglia, ha ringraziato i presenti leggendo una lettera molto toccante.
È il 3 giugno quando in piazza San Carlo a Torino, in pieno centro città, centinaia di persone che si erano radunate per seguire la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid sono scappate prese dal panico dopo un falso allarme, provocando una violenta ressa in cui sono rimaste ferite 1527 persone. Un paio di settimane dopo, uno dei feriti gravi, una donna di 38 anni, è morta in ospedale a causa delle complicazioni provocate dallo schiacciamento toracico durante quei momenti di panico. I motivi che hanno portato ad innescare questo fenomeno di fuga collettiva sono stati l'esplosione di un petardo di piccole dimensioni e poco dopo la caduta del parapetto del parcheggio sotterraneo della piazza, in un periodo però fortemente caratterizzato dagli episodi terroristici di Londra, che sicuramente avrà contribuito ad alimentare una psicosi collettiva che certamente avrà influito sul triste episodio. Luglio è stato il mese di Vasco. In quei giorni si parlava solo di lui e del suo mega concerto tenuto a Modena per autocelebrare i suoi 40 anni di carriera. L'evento, ospitato al Parco Enzo Ferrari, ha battuto il primato mondiale del concerto con il più alto numero di spettatori paganti, con 225.173 biglietti emessi. Il 17 novembre è morto Totò Riina alle 3.37 del mattino presso il reparto per detenuti della clinica universitaria di Parma, dove era ospitato da quasi 2 anni per il progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Riina aveva compiuto da poco 87 anni ed era sottoposto a detenzione da 24, in seguito alle condanne a diversi ergastoli per omicidi e stragi mafiose, comprese quelle in cui furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della loro scorta nel 1992. Riina era stato arrestato poi nel 1993 dopo una lunga latitanza. Con lui se ne va la figura forse più rappresentativa e romanzata della mafia dell'era moderna. E poi avviene il patatrac. L'Italia è fuori dal mondiale di Russia 2018. A San Siro contro la Svezia finisce 0-0. Gli azzurri quindi non riescono a ribaltare l'1-0 con cui gli scandinavi li avevano battuti all'andata dei playoff a Solna. L'Italia non parteciperà al mondiale, ciò non accadeva nel 1958, per meglio dire, finora solo nel 1958. Sportivamente parlando, sportivamente sottolineo, non c'è dramma peggiore a livello nazionale che restare fuori dai mondiali di calcio, ma tanto è stato e ce ne dovremo fare una ragione. E poi finalmente è finita. Dopo 9 mesi Norbert Feher, o Igor Baklavich, o Igor il Russo, è stato arrestato. Igor il Russo è forse la figura di delinquente più sfaccettata e sfuggente degli ultimi anni. 41 anni, serbo, catturato in Spagna dopo oltre 8 mesi di fuga, è riuscito a costruire attorno a sé un puzzle di identità pari solo alla sua capacità di travestimento, mutando di volta in volta la propria immagine. A cominciare dal nome, Igor Baklavich, di nazionalità russa, col quale è riuscito ad ingannare gli inquirenti italiani e le autorità carcerarie che lo hanno tenuto in prigione senza accorgersi che la sua identità era fasulla, prima di essere ricercato per gli omicidi del barista di Budrio, Davide Fabbri, e della guardia ecologica, Valerio Verri, nella campagna tra Bologna e Ferrara. Finisce così un inseguimento senza precedenti che sicuramente farà scuola e storia tra le tecniche militari ed investigative del nostro paese e non solo. E finiamo con qualcosa di buono. Il biotestamento finalmente è legge. Nel mese di dicembre anche il Senato approva il testo che prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero ed informato della persona interessata. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamento sanitari, nonché il consenso o rifiuto rispetto a scelte diagnostico-terapeutiche e ai singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Un impegno incredibile di tanti che hanno lottato per un diritto e per far fare un passo avanti all'Italia. Primo fra tutti Peppino Englaro, che va ringraziato per il suo contributo determinante a favore del testamento biologico, grazie alla sua personale battaglia civile in nome della sua adorata figlia Eluana. Alla fine la politica si è adattata, con i suoi tempi biblici, con la sua scarsa attenzione alla vita sociale e alle sofferenze delle persone, con le sue discussioni infinite e i compromessi sempre giustificati. Una bella notizia per salutare questo 2017.
e a questo punto anch'io vi saluto. Vi ringrazio per aver guardato questo video, vi invito a mettere un like se vi è piaciuto, a commentare se avete dei consigli o magari delle altre notizie che secondo voi sono state importanti in questo 2017. Vi invito ad iscrivervi al mio canale Facce di Cubo e vi saluto facendovi i miei migliori auguri per il nuovo anno. Ciao!